many special people change? How many lives are living strange? Where were you while we were getting high? Era netta la sensazione che l'illusione di ritrovare il calcio che conta, che entusiasma e che fa sognare, si stesse spegnendo come una candela. Il Foggia vivacchiava, mangiava allenatori, cambiava spesso i connotati, avvilito dall'incertezza societaria e pure un po' dalla sfiga che da queste parti mai, per vittimismo, aveva proprio messo le tende. Il calcio però sa essere sorprendente anche e soprattutto in questo. Si può passare dalla riva di un fosso a pochi metri dal baratro all'esaltazione più totale. Si può passare da uno Zaccheria immalinconito e semivuoto, occhio però alcuni ci sono sempre stati, ad un teatro stracolmo. Potere pallonaro, metamorfosi tanto inattesa quanto opportuna. Questo ci ha offerto il 2010, che è andato a prender posto negli archivi, l'incubo della ridiscesa negli inferi della C2, la domenica della follia, quella del 30 maggio, il colpo di testa di Caraccio, l'ultimo posto, la cura del volenteroso Golotti, il fallimento di Porta e Pecchia, tutti frammenti che ad un tratto appaiono lontanissimi, comunque spazzati via da un'altra era, le telecamere di Sky, della Rai, di Mediaset, lo sguardo fisso, di ghiaccio, di chi le ha calamitate, le ambizioni di una società che ha messo sul piatto un progetto ambizioso. Sarà il 2011 a dirci già quanto fattibile sia e se la prima pietra è stata posta nel modo giusto. Allora ci piace ricordare l'anno che se n'è andato in maniera positiva, il tacco di Sau che strega le streghe, la volée di Insigne a Barletta, il colpo di testa di Iozia a Collandria. Tanta roba, si dice in questi casi, tante premesse e promesse, da non deludere, da alimentare, da tifare. Benvenuto 2011.